ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Outlast. Stavolta siamo martedì, siamo insieme agli amici. Ci abbiamo un Gualdone. Bella, salute. Ciao. Hashtag Gualdavanti. E poi ci abbiamo un Luca. Ciao a tutti qua. Hashtag Luca Suca. Bene, iniziamo subito. Hashtag non fa dire. Eh? Vabbè. Comunque eravamo rimasti qui dove la puttana ci aveva inseguito. Ecco già, questi due qua ridono come due coglioni. Vabbè dai. Allora, dove cazzo dobbiamo uscire, che non mi ricordo più. Ah, non lo so io. Allora, Dio, cane. Eccola qua, là. Allora, usciamo, perché l'altra volta non avevo il coraggio di uscire, ma adesso possiamo uscire. Cazzo. Adesso possiamo uscire, salvataggio, non mi piace quando salva. No, non ci siamo capiti. Buongiorno. Ma dove sei adesso? Sono da qualche parte. Fuori dal giardino. Qua c'è una finestra. È la casa del primo episodio? Sì, però entra, cazzo. No, non è la casa del primo episodio. Per sollevare la videocamera puoi sentire attraverso le pareti e localizzare i suoni usando il microfono della tua videocamera. Cazzo, da prendere, eccola qua. Dio, c'è qualcuno che si sta avvicinando, chiudi. Suca, non puoi entrare. Adesso rispondo con la mamma. Ah, non puoi entrare, Suca. C'è qualcosa che si vede qua. Vabbè, chiuso. Vaffanculo. Pile, torce, cose. Dopo giocheranno anche loro, vero? Sì, sì. Tu giochi qua, di sì. Dio. Allora, che cazzo c'è da fare qua? C'è la croce. Vabbè, qua è satanismo. Gesù ci accompagna sempre nelle nostre vite, nei nostri sentieri. Dobbiamo uscire. Perché è bellissima sta casa, ma non dobbiamo restare qui tutta la vita. Guarda che è molto grande sta casa. Perché qua c'è un bellissimo vaso. Vin brûlé. Cazzo è il vin brûlé? Oh, qua c'è una finestra. Posso uscire? Anche la scarica e la videocamera? Nasconderti tra le piante a media altezza. Puoi caricare con batterie. Ok, perfetto. Sì, averle le batterie però. Devi trovare. Ma va. Allora, qua c'è gente. Mi sa. No, qua c'è un... Che cazzo. Ricarico. Ce l'hai le batterie allora? Buonasera! Suoniamo un po' di chitarra insieme, din din din. Allora. Calma. No, così ci vogliono uccidere, vaffa. Ma vaffanculo! Corri! Viva la figa! Che cazzo? Oh no, papà! Oddio la mia testa! Vabbè, ciao, io vi saluto! Ciao! Qua c'è da leggere, mi piace leggere. Ti prego di essere forte, per quanto possibile durante... Tu nel mezzo che in cui scappi ti metti a leggere una pagina di Dio. Esatto, questo si fa sempre. Durante la messa, papà dice sempre che Dio ci ricorda i nostri peccati in sogno, che dobbiamo conviverci se vogliamo vivere in pace con Dio, se le visioni si fanno più minacciose, i sogni si presentano nelle ore di veglia. Allora le tribolazioni e le sofferenze sono vicine. La smetti di parlare tu sotto che mi hai rotto i coglioni. Ma sappiamo che il paradiso ci attende dall'altra parte. Dio ci ama e non esige, ma più di quanto possiamo offrirgli, tuo per sempre, Filippo. Non me ne frega un cazzo. Scappa. Ma ne sai. Vabbè. Allora, andiamo di qua. Qua c'è luce. Lui. Però perché ci ha chiamato quello lì? Per nome? Non so che... qua c'è da fare, ma io c'è da registrare. La moglie, penso. Ah, la moglie. Coglione. Bravo. Ma che cazzo dobbiamo fare qua? Devi entrare. Sì, ma da dove? Qua non si apre. Forse ci sono dei piccoli. Cazzo. Beh, intanto ci ha salvato da quelli là, quindi va bene. Ecco, abbiamo l'entrata. Salvataggio. Vabbè, non sto a leggere quello che dice, tanto dice delle cagate, anzi vorrei romperlo sto coso. Controllato più tardi. No. Non lo so.
qualcosa? No. Vabbè, direi di andare di qua. Ah, sta giocando a calcio, c'è Gualdi capitano. E intanto andare di qua per... No, chiuso, perfetto. Perfetto, è chiusa. Buongiorno. Oh, un altro scritto. Qua stiamo a leggere mezz'ora. Capitolo 11 della figa. La vagina. La vagina dell'inferno alla Anna prossima, Anais no, alla prossima è a spalancarsi, è lo stridore della lama della lavatrice, no, della che cazzo della lame, dalla lame, no, delle lavatrici, della lavatrici mi suonava nella notte, poteva scrivere in stampato, mi suonava nella notte. E il nemico spaventoso anche nella sua prigione si aprì un var. Vasco Rossi. Ed entrò nel cuore del discepolo più amato a fa è fedele. O poteva scrivere in italiano, ragazzi. Di Sullivan che si chiama Val. Segretamente ostinato e pagano nel cuore. Gatto. La mente... Senti, vaffanculo, mi hai rotto il cazzo. Ecco, qua c'è qualcosa dietro. Puttana. Perché usi la cosa? No. Ma noi non dovevamo andare di qua, cioè no, sì, perché... Sì. Non si apre. Forse devi entrare da sotto. No. Io non ci voglio andare di qua. Questo qua non può andarsene via a casa. Qualche parte. No, questi. Ci sono delle patate. Possiamo mangiare. C'è una scopa per scopare. C'è un cestino. Poi una cassetta, una sedia. Non ho batterie. Yeah. Io come non usarlo adesso. Vado. Non usarlo. Ma forse qua devo fare delle cose, no? E andare dentro forse? No, sta cosa. C'era qualcuno però. Vai, sei tu, vai, dove vado, coglioni? C'è gli... No, quando mi piace la cosa. Una serie. Oh, ma mi rilassate un attimo. Passatemi, no? Oh, c'è da leggere ancora. Il gioco lo possiamo leggere. No, mi tocca usarlo, no. Leggo io. No, posso togliere. Ah. So che papà Knot ti dà ascolto, quindi ti chiedo di riferirgli una cosa che spero non sia grave. Come temo. Stamani prima dell'alba, il leader dei suoi diaconi, mi ha fatto una proposta molto ambigua. Dal suo atteggiamento ho intuito che si trattava di un'offerta segreta di natura sessuale, ecco. Poiché conosco Vale, la sua reputazione mi sono spaventata, esattamente, e non ho accettato il suo invito. Val si è rifiutato di fornire ulteriori spiegazioni e mi ha detto che c'era la verifica, no. Che ci sono luoghi nei nostri cuori inaccessibili. Certo cazzo, anche a papà Knot. Anche se a essere sinceri... Mi sembrava più interessato ad altre parti del mio corpo. Esatto. Ho detto a Val che non c'era, non volevo, perché non volevo. Pensarci su e gli ho chiesto, togli il dito coglione, di tornare questa sera. In verità spero che Knot possa nuovamente inviare degli uomini di saldi cioè quei saldi costano meno a brutta battuta rendimento per porvi fine prima che sia troppo a verificare in segreto l'applicazione se si tratta di blasfemia. Che cazzo sta dicendo? Per porvi fine prima che si sia troppo tardi. Bene.
confido nel confido nell'aiuto di Papa. Confido nell'aiuto di Papa. Papà. Perché sono molto. Perché sono molto coglione, no? Spaventato. Spaventato. Vabbè. Bene, che cazzo me ne frega. Io non mi alzerei adesso. Buonasera, niente, questo è tutto. Saluto Andoni. Fatto paura. Io qua però lo devo usare perché non ci vedo niente. Ah, ecco, qua. Dio, fammi la sega. No. Vabbè, legato, cazzo me ne frega. Delle pile mi servono, delle pile. Eccola! Tac. C'è anche una... Perché non prende la torcia? È stupido sto personaggio, abbiamo già trovato tre torce in giro, non le prende, è idiota, vuole per forza le pile. E allora sei scarso, ma qua non dobbiamo fare niente. Vabbè. Devi andare. Ah, ecco una chiave. Ad inferi per aspira. Vabbè. Cazzo è? Cioè? Tu devi andare a aprire la porta principale. Non c'è niente da aprire. Ho detto che hai prigione, quella lì sono in prigione. No, però questo qua che urla. Ma non c'è più? Ma non c'è più. Ma no, è morto. Andiamo bene qua. No, dobbiamo forse di sotto devi passare. Cazzo, chi è che ha urlato, porco disco? Forse devi passare da sotto, no? No, qua no, dove da sotto? Credo di sotto. Dall'altra parte. Cos'è che è caduto dall'altra parte, Dio? E di sotto. Grande Gualdi, sento di te non l'avrei mai sentito. Ah, porca madonna! Affanculo. Poi vedi che fa paura sto gioco, ma che non te l'aspetti? Ha dato un urlo un pazzo. No, mi scusi però, ma perché c'è sempre sto quadro? C'è sempre sto quadro a figurare, che cazzo? Ah, la benda per curarsi, bello. Guarda nella tasca destra per usare le bende. Ah, ne abbiamo una, perfetto. Bene. Ok. Le scale, le scale. Non mi piace questa entrata. Buongiorno. Io prendo la pila, Tutto a posto. Non c'è più la musichetta, la cosa non mi piace. Si è bloccata. Qui che cazzo c'è un frigo? C'è sempre quella foto, sembra la stessa, ma è uguale. Beh, che non ci sia nessuno. Puoi nascondere tra gli armadi. Bene, se ci dice questa frase, un senso lo avrà. Quindi io mi posso nascondere. Ciao, siamo con tutto il tempo adesso. Però vuol dire che ci dobbiamo nascondere adesso. Oh, c'è altro da leggere ancora. Se tu sti vai però. La pagina. È quello di prima. Ma vaffanculo, quello di prima. Allora, che cazzo ho fatto? Togli. Qua c'è... Ah, sblocca perché era bloccato. Per vedere, per vedere. E lei che vuole. Buongiorno. Sta picchiando. Cazzo sta. Bene. È molto rincuorante sapere che di qua c'è qualcuno che fa cose. Cazzo è successo? Fuori.
Non c'è tua moglie? Dove? Lì giù, da lì. Dove? Lì, ma ca... Lodi, ma ca... Qua? No. Ciao, buonasera! Ma io non ci andrei. Lo so, perché è una trappola. Quanto tempo siamo? Guardi, controllo. 15 minuti 22. Andiamo avanti ancora un attimo. Che un po' devo tagliare. Tanto ci dobbiamo andare per forza. Oh God, Blake. Are you okay? No. What the fuck? No, è un troll. È un troll, coglione. Lo capisce anche un deficiente. No, è strano. Non sto manovrando io. Non sto pastrocchiando. Incinta, ti immagini? Non ci fermiamo qui, coglione. Anch'io pensavo. Tutti pensavano. Stanno vedendo in che senso, scusa. Ok, adesso succede qualcosa. Vedi, è incinta seriamente. Che dicevo? È incinta seriamente. Voglio una mini in Ma no, parlano del satanino, perché loro vogliono uccidere tutti i bambini. Vedi? Oh, ma cazzo sei? Non ho più batterie però nella testa. Vedi? Ma incinta seriamente. Stay back! Ok, adesso dobbiamo scappare, mi sa. Io non posso fare niente! Sì, ma cosa vuoi? Quanta gente, neanche eccoci. Che ne so io. Hanno ammazzato. Che è quel coglione lì, oh! Ok, l'hanno trasformata in quel coso, te lo dico io. Ah no, è un altro! Che schifo! No, va a far qui. Yes. Ma anche nell'altro auto c'era con uno gay. Che palle. We have... I think I'll see you again. Grazie. Quindi?
Aspetta, mi hanno lasciato grazie, la mia telecamera. Bellissimo. Dai, su, e che palle, su. Jesus God! Fuck, were they? Called them heretics. They called Lynn mother. It's not just a cult. It's two sides. Christians and something else. Vabbè, concludiamo qua.